promesse le manteniamo sempre. Mancano 12 minuti alle 17 alla fine del programma ed è tornato a trovarci, perché era già stato qui da noi, come dico, Nicoletta, il direttore di Rai 1, Mauro Mazza. Bentornato, direttore. Notte tranquillo rispetto a lunedì, prima della prima serata. La verità, sono accusato, tra virgolette, di non avere mai manifestazione della preoccupazione se c'è o della gioia eccessiva se c'è. Cerco di dire con soprannota, ci sta fatto perché altrimenti si è un drammatizzo di situazioni difficili e non mi esalto per più. Dopo le 8 e mezzo c'è stato un 4-4 mai due gol, siamo 3-0, ma rispetto al fatto che grave, che siccome c'è tutto l'avversario, quelli di cui si raccontava adesso la gente che era fuori come al solito, una confidenza che ho raccolto invece adesso subito la mano in diretta. Ora dice il direttore che nonostante sembri così fatto per la prendere per me il altri, è stata durissima, perché anche a questo domenica, vero? È stata durissima, perché mi ha fatto un po' di e poi è stato un po' di cambiare opinione, parlare con le promozioni del mondo. Non so se perché c'è la vita in diretta le la pensavamo, immaginavo che i giuranti avrebbero provato una serie di legislazioni e di appassionati. Perché le due ragazze hanno portato un fascino in Italia, mi accompagna la carriera e che vive e quindi la vediamo come una squadra e quindi non toccato. Invece poi cammino facendo prima della globalizzazione, insomma la Rai a volte è molto più essere, quindi non tutti erano vedevano bene come lui questa composizione. E come se visto il capitano di Gianni, come se tu fossi stato il coach, l'allenatore e qualche presidente d'autore. Mettiamo la tua. Gianni era presidente del Consiglio, sono dei componenti del Consiglio attuale. E quindi c'è un casino che confronta le dialette che serve per queste strutture. Ecco, ma da quando è nata la prima idea, dopo queste tre serate, quanto ciò che avevi immaginato tu, perlomeno concettualmente, è riuscito al 100% sul palco della rischia? 100% non c'è mai. Sì, no, ma noi siamo una persona molto alta, sicuramente sopra il 60-70%. Quindi è molto vicino a quello che uno mi aspettava. Ma io ero un po' giovane, confessavo di me. Sì, questo pezzo era un unico pezzo. Tatangelo! Si è visto subito dopo la prima serata, naturalmente, anche se poi è stato un grande successo, sono stati bravissimi nella seconda a fare il contraltare a se stessi, cioè a rivolgersi all'altra parte politica. Sì. Naturalmente dopo la prima sera e dopo la seconda, quante telefonate hai ricevuto e come sono state? Più dopo la prima che dopo la seconda, tanto per essere sincero. Però a chi mi chiamava dopo la prima, io non dicevo aspettate e poi commentate ancora, dicevo i due ragazzi sono talmente intelligenti, hanno una versatile talmente alta che i bersagli da colpire, al di là dei due più visibili, no? Che tutti non sapevamo che fossero, certamente ho messo il video,
realtà sono intelligenti, tutti hanno seguito un grande. Tu quanto sapevi? Questa canzone di Riccardo. Io sapevo. L'esigenza dell'inno di nuovo. Questa è la chiave che vi dico. Signora viene qua. E quello era il cuore, ma evidentemente non benissimo, perché era impensabile che fosse in mano di è stato proprio così. È stato un bel ogni volta, emozionante ed emozionante, visibilmente emozionante. E a proposito della comicità e dei graffi invece, poi parliamo magari anche un altro perché è l'argomento che ci fa comprendere il 24. E a proposito dei graffi di questa sera o di domani sera, cosa succederà? Le pallottole importanti, insomma, le avete già sparate in qualche modo. Stasera le pallottole vi devono essere schivate, i graffi restano. E immagino che insomma di abbuminate ancora. Ma io non aspettavo che venisse naturalmente il direttore Cardillo, però lo volevo dire oggi in effetti. Mi hanno addirittura sorpreso per quanto sono riusciti ad essere equilibrati nel loro essere completamente indiscutabili e inafferrabili. Sono veramente sorpreso per questo lato di Giappone, molto sorpreso. Sono degli ottimi professionisti, avete notato la professionalità con cui loro annunciano le canzoni? Però sembra quasi ironico, vai, ci sta anche quello. Non è ironico, loro sono della parte, per loro prendono sul serio la gara di Sanremo, poi fanno un bel tavolo. Allora parliamo di canzoni, adesso sicuramente ci sarà ancora due canzoni di prima. Allora sarebbe bello, sarebbe una bella notizia. Io sono da sempre cultura della... Ci siamo signori, sono le 17. Quindi nel ballottaggio, quindi tra Madonia e tra poco quindi sono le prove per quello che sarà il sito di questa sera. È una musica molto bella, molto importante. Io sono molto d'accordo, questo lo dico da noi qualche giorno fa, che è stato ieri, sì, dopo la prima serata, mettendo un po' conto perché capo è e devo dire che un po' inconsueta come canzone per lui, lo standard diciamo di Vecchioni, ma molto molto grande. Per me è molto positivo, scusa, che anche la sua interpretazione di lingua voglia stare all'arte, starci senza partita di un essere, chi non guarda. No, l'ha detto qua, l'ha detto qualche cantante, RTL. Ti conto che
domani mattina a fare colazione. Accendici tutti i pomeriggi cerchiamo di portarti in onda per un secondo. Finalmente qui in zona Cesarini ce l'abbiamo fatta, perché abbiamo ancora 30 secondi. Ascolta Gianni, soprattutto tu non te l'hai fatto la prima mattina, cioè papà, i primi la seconda mattina, quando non sapevate come era andata, io non aspettavo che eravate così incerti, perché sembrava veramente un successo annunciato. Quando è arrivata la telefonata a Mazzi, che siete esplosi in quella maniera, mi avete fatto cadere, io ero due tavoli più lì accanto, non siete neanche qua. E poi quello che io raccontavo al direttore, a parte questa esplosione durata due minuti come dopo un gol, ma proprio dei mondiali, io ho visto le lacrime nei tuoi occhi. E la telefonata la facevo io, Gianni, ero io alla... Sì, mi ha chiamato che era 20 Gianni, ero io alla capo del telefono. Alle 10 della mattina, è lì. Senti Gianni, che poi sappiamo che il lavoro che abbiamo fatto è piaciuto anche agli altri. No, di te no. Ecco, e dall'altra parte della telefonata a Mazzi chi c'era? No, ancora no, basta. Mazza. Chi è che ha chiamato per dire cosa era, come era andata? Ha chiamato Mazza a Mazzi. A Mazzi? Ci sono messi in comunicazione. Senti Gianni, ma dopo tre notti che non dormi, perché noi ti vediamo. Tra l'altro io lo dico a chi ci sta ascoltando, un professionista come Gianni Morandi raramente mi è capitato di incontrarlo per equilibrio, pignoleria, correttezza, sensibilità, soprattutto tipo, non lo dico perché sei qui, perché lo sto raccontando agli amici da tanti giorni. Dormirai dopo, lo dici, allora. dopo tre successi poi sei il travolto dalle novità. Ogni giorno anche è una serata diversa, stasera sarà una serata speciale, con gli ospiti che avremo, con le canzoni, gli ospiti delle canzoni, mazzo, ma anche gli ospiti faccio venire. Quindi ogni giorno è diverso, non si dorme, sarebbe facile, ogni giorno in lavoro io. Quindi io penso che dormirò la prossima settimana, okay, quando il tempo degli onori tornerà. Allora, noi ci risentiremo per fare due chiacchiere con più calma. Un'ultima cosa, rapidissima Gianni, da 0 a 10, un voto sincero e onesto al tuo festival. Ma per adesso 6.5. Dai, no, così va bene, va bene. 6.5 va bene, bisogna vedere, magari alla fine. Alla fine di questo possiamo passare al set. Gianni, siccome adesso mi comandano la pubblicità, come la lancio la pubblicità? Siamo uniti! Grazie Gianni, buona serata. Ciao, grazie direttore, allora, per essere stato con noi. Vedremo con interesse anche il festival di questa sera, e sicuramente andrà alla grande come le prime tre serate. Noi in chiusura salutiamo e ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito per la puntata di oggi di The Flight. Vi ricordiamo che torneremo anche domani, sempre qui da Sanremo, dalle 15 alle 17. E ringraziamo anche Dash Ecodosi, il detersivo che piace tanto agli italiani, no Gigi? È verissimo, perché grazie alle singole Ecodosi hai tante comodità e non sprechi nemmeno una goccia di detersivo. Allora facciamo così, ti offro altri due detersivi al posto del tuo Dash. No, non mi tenti per niente, Dash non si scambia mai, perché Dash è Dash. Io sono Gigio D'Ambrosio. Alex Peroni, buon pomeriggio a tutti, a domani, ciao. RTL 102.5 è il partner ufficiale della società Autostrade d'Italia. C'è un solo modo per essere informati sul traffico. Una sola radiovisione garantisce una copertura nazionale con tutte le segnalazioni sulla viabilità.